Siamo a Cape Bisenzio in un locale straordinario. Un locale che quando è nato io non esistevo ancora, pensate un po', Glass Globe, 30 anni di storia, quindi la storia del mondo dei locali in Toscana. Siamo a Cape Bisenzio, siamo in un dancing, il dancing per eccellenza, ovvero un posto dove c'è ci sono tante serate meravigliose, la serata con l'orchestra, i DJ e poi una volta a settimana c'è la serata latinoamericana. Sì. E ora chiude veramente perché chiude per il periodo invernale, perché siamo già nel cuore dell'estate. Naturalmente questa è l'ultima serata che fanno al chiuso e sarà una serata molto particolare perché troveremo, così ci hanno detto, che ci sarà un concorso di bellezza femminile legato al mare eccetera eccetera e poi altre cose, no? Certo, vabbè, latinoamericana e poi ci sarà da dare l'appuntamento dell'estate del Glass Globe, pesci, prato, dolci, ma ho detto bottiglie, tanta festa, tanta gente, tanto divertimento, Glass Globe, Cape Bisenzio, Laura Boccafondi, Marco Viciani, tutti pari a Planet TV, il pianeta del divertimento, diffidate le imitazioni. Angela, tuo compleanno, sì. Per i tuoi 31 anni, vero? Bravo, preciso, proprio quelli. 31? Eh? 41 va lasciamo bene. Stare, no, vai. Le porti bene però, le porti bene. Grazie. Non so quanti, l'età non conta, è un dettaglio. Però hai scelto il Glass Globe, una serata particolare, sì, sì. Che c'è anche una serata di bellezza, sì. E quindi... è per noi. La bellezza, il compleanno in bellezza. Certo. Auguri, Angela, grazie. L'età non conta. C'è la televisione, si fa così, con la manino. Salutiamo, vero? Sì, sì, con la, vai, fallo a 3, 1, 2, 3. Nunca pensé que tocaría el cielo. Cuando mis manos tocaron tu cuerpo. Cuando me diste aquel beso, no supe qué hacer. Shakera. Pestella. E quindi che fai? Calzolaio, che fai? Ballerino. Pestella, shakera ballerino. E poi le fa girare. Le fa, ballerino. Ballerino. È un ballerino. Guarda, ma chi è? Fa girare. Poi shakera. Shakera è un ballerino. Shakera, pestella. Pesticcia. Ah, ecco. Ballerino. Famoso ballerino del Glass Globe. Quindi? Che fa? Il Parma, è per questo Shakera. Devi stare un po' fuori dal bancone, è un po' strano, non si... Quindi Glass Globe, troviamo... Lo facciamo parlare anche. Te che sei... Marco. Grande nome. Come Marco il Viciani. Grande nome. Dall'altra parte c'è il bello, ovvero... Il bello e cattivo Walter. E nel mezzo mi avete circondato la bellissima... La nostra principessa Ilaria. State proprio bene, insomma. È lo staff meraviglioso del bar qui, del Glass Globe... Sono bravi. È un tridente micidiale. Siamo un bel trio d'attacco, via. Vabbè. Allora, grande Marco, lo lasciamo lavorare perché se no ti licenzio se continui a fare l'intervista perché devi lavorare, no? Certo. Shakera. Pestella. Allora, questo è il personaggio clou della serata perché è quello che... Si è organizzato. Il condottiero, non solo l'organizzatore.
di questa Miss? Miss Blue Mare Italia 2011. 2011, ragazze di grande qualità, molto belle. Stasera veramente sono 16 bellissime ragazze. Stasera ce ne sono, belle, sì, guarda, io l'ho guardate da vicino, devo dire molto su 16, 14 sono secondo me da promuovere. Chi sono le due poverine? Poverine, questo no, non si può dire, permetti. Chi sono? Le donne sono tutte belle. E poi c'è una cosa da dire, sempre e comunque un discorso soggettivo. Questo è quello che penso io. Per noi è successo che una ragazza che la prima volta è arrivata ottava, cioè fuori dalle prime sei, la seconda si è ripresentata in un altro luogo. È arrivata prima. Però ci c'era l'occhio clinico di Fabio in giuria. Di Fabio Ceri. Esattamente. Lui c'ha il gusto, quello giusto, quello buono. Perciò andiamo sicurissimi. Tra poco le vedremo come mamma l'ha fatto in costume. Sì, esattamente, bravo. A un pezzo, solo quello di sopra, vero? Solo quello di sopra, non, a un pezzo. Non lo so. No. Costume. E l'estate del Glass Globe, cioè, esiste, continua. Certo. Pecci, mercoledì, andiamo. Ah, Pecci, a Prato, la situazione che dopo lo spiegherò. A far l'amore comincia tu. Il fondatore. E se ve lo ricordate, qualcuno di voi sicuramente, vostro padre, insomma in famiglia, si ricorderanno che ai Glass Globe c'era lui, e lui tutto merito suo, giovane e bello, c'era lui, ha 32 anni. Ma è una soddisfazione vederlo ancora in attività, funziona. Che lavora tanto come nel passato. Sì. Continua il successo trasmesso dal padre ai figlioli, è una cosa più bella, io penso non ci sia cosa, no? Speriamo che migliorino anche loro. Ho operato bene. Il mondo cambia. È vero. E bisogna correre dietro. Allora, lui è il signor Ceri, di nome, scusi? Simone. Simone Ceri, il vero proprietario di tutto ciò, di questo mitico locale a Firenze, Campi Bisenzio, Glass Globe, che è uno tra i più conosciuti in assoluto. Complimenti, e complimenti. Grazie. Anche ai figli, a Fabio e Andrea, che hanno continuato la tradizione. E tanti auguri. Grazie. Eccoli qua, questo è Glass Globe. I tre Ceri. La storia, il presente e il futuro. Bravo, preciso, sei andato in ordine. La storia, il presente e il futuro. E questa è la storia del Glass Globe. Simone, Andrea e Fabio Ceri. Eccoli qua. Grazie. Allora signori, pettinatevi. Bellissimi. Perché chi fa latinoamericano sono tutti capelloni di solito. Guarda che io la settimana scorsa ce l'avevo la chioma. È passato l'ufficiale giudiziario. Sì, hanno mai fatto indovinare. Allora qui abbiamo il duo in cabina del Glass Globe per la serata latino, oltre alla serata delle belle ragazze. Abbiamo visto la sfilata. Tu sei? Gianluca, DJ Deep alias. Daniele, la giustizia. Ma voi sapete parlare latinoamericano? Claro che sì. Cioè, ma è nata questa passione proprio, cioè dal ballare a DJ Joker.
sì, il passo diciamo che è molto vicino, soprattutto secondo me per un DJ è importante saper ballare, perché poi bisogna proporre qualcosa che gli altri interpretano, no? E poi tanto i dischi durano un quarto d'ora, no? Questi di solito non c'è problema. Dicevo, e poi di solito è uno dei balli dove si abborda di più, perché c'è lo struscio automatico, vero? Esatto, esatto. Ma questo è uno dei motivi per cui io e lui siamo DJ e ballerini. Ah, qui è Glass Club, grande serata con due simpaticissimi DJ, eccoli qua, latinoamericani. Intanto salutiamo le telecamere di Planet di Moon, che anche oggi ci faranno compagnia, e prenderei un applauso dal Glass Club. Di quest'uomo, che lui è un autista, lo sai. Non è il nostro autista, però è un autista lui. Prima o poi lo saremo. No, davvero? Come no? Per Marco Virgiani questo è altro. Allora, ti vuoi presentare per venire al nostro pubblico? Sono e fai vedere anche il tuo oggetto. Limousine Service di Firenze. Sì. E partecipiamo a tutti gli eventi qua in Toscana. Dove c'è un evento, dove c'è... C'è uno spettacolo Duomo, che è? Come ti chiami? Marcello. Marcello. C'è la chiusura è invernale. Gna. Dillo, la chiusura. Gna. Ma parla così, quel bocco di perdi. Che televisione mi sono fatto? Chiusura invernale del. Ma però c'è la festa estiva. Altro boccone. La chiusura invernale del. Glass Globe. Vai, altro boccone. Apertura estiva dove? Al Museo Vecchi. Tutti mercoledì con il dancing e venerdì con il latino. Sarà un successo, dai ragazzi. E ci saremo, vai ora. E ci saremo anche noi, fai tu? Dipende. Massimo, che oggi compie gli anni e hai scelto tanta bella gente, no? Grande ballerina, l'inserito i tuoi passi a Marco? Sì, vai, mi segni i passi. Secondo me è tutto tempo perso. Ancora dolci! Mitico Vinicio, è lui quello che organizza tutte queste serate, il nuovo collaboratore di del Glass Globe. Vinicio, quindi te sei stata la new entry meravigliosa di quest'inverno, sì. Continuerai anche con l'estate del Glass Globe andando al Pecci. Sì, praticamente da venerdì inizieremo un nuovo percorso per quanto riguarda il latino caraibico. E comunque ci sarà anche il Glass Globe come sempre con il dancing da, tutti mercoledì inaugurazione con gli Homo Sapiens, quindi alla da grande, non perdere. Terminiamo oggi con questa meravigliosa festa, sì. E speriamo di continuare così. Saluto da Walter e tutto lo staff del Glass Globe. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento all'estivo. Quest'estate al Museo Pecci. Prato, lui pratese, tutto a Prato. Che giorni? Mercoledì col Glass Globe e venerdì con la serata latina. Partiamo dagli anni 50.
differente quando stava a scrivere.